Hi everyone, I'm Gennaro and I am your Experience Hunter. Welcome to my channel. In this video, we are in Tuscany. We are in Montalcino, the land of Brunello wine. We are going together to discover the smallest vineyard of Brunello wine. This video was recorded in Italian language. If you desire, you can switch on the subtitles option below the video. If you are traveling to Italy and desire to enjoy wine tasting exclusive tour with me, you can find my contacts on the information box below the video. If you liked this video, join my channel and leave a like. Thank you for watching and see you on next video. Andando alla vigna, Francesco. Ciao. E andiamo a vedere da dove nasce questo magnifico Brunello, che è quello della cantina più piccola di Montalcino. Esatto. Paesaggio stupendo, da qui si vedono dei tramonti magnifici e scendiamo giù. Questo è stato il primo vigneto ad Alberello di Montalcino e al tempo scelsi l'alberello perché è molto resistente alla siccità. Conformazione fisica proprio della pianta stessa. E tu hai iniziato a fare vino, ho letto, da quando sei, da prima, diciamo, questo prima del diploma, prima di aver 18 anni in realtà. E questo era un appezzamento che era dedicato alla famiglia per il picnic della domenica. Si chiama Laietta questo posto perché e l'azienda si chiama Laietta perché laggiù c'è una piccola aia in pietra dove ci battevano il grano dalla spiga. E noi qui ci troviamo a 400 metri dalle mura di Montalcino. Eh sì, forse anche meno. Sì, forse anche qualcosa meno in linea d'aria. E il vigneto è circa mezzo ettaro in 110 metri di dislivello. Quindi ci troviamo nell'appezzamento, in uno degli appezzamenti dell'azienda più piccola di Montalcino. Quindi ci troviamo nell'appezzamento più piccolo dell'azienda Laietta. Esatto. Che produce rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino, uno spumante di Sangiovese, e un vino bianco e un altro vino rosso. Bene, perfetto. E tu ti prendi cura tutti i giorni, praticamente sei qui a controllare che sia tutto in ordine. Esatto. Quindi la lavorazione che tu fai è prettamente esclusivamente a mano e segui un ciclo di produzione comunque che è biologico. Esatto, il più rispettoso dell'ambiente, il più in equilibrio con l'ambiente stesso. Dallo scorso anno sto utilizzando le oche anche per tagliare l'erba, per mangiare l'erba e concimare naturalmente la vigna. Invece nelle altre vigne vorresti dare maggiore spazio a quello a come si faceva una volta, quindi all'uso del cavallo. Esatto. Per trattare, per fare tutti i trattamenti. Per lavorare la terra, per tagliare l'erba, quasi tutto con i cavalli, una lavorazione integrata con gli animali. Questo permette un approccio più naturale all'ambiente. Io mi definisco un raccoglitore d'uva, non un produttore di uva. Mi piace che le mie vigne siano contornate da biodiversità, facciano parte stessa loro di un ecosistema il più naturale possibile. Uno dei pochi attualmente sul mercato. A me in realtà piace essere in equilibrio con l'ambiente, poi la parte economica mi serve naturalmente per vivere tutti i giorni, per ripagare gli investimenti che ho fatto durante gli anni, però anche le vigne producono a regime. Ma ci vogliono anni. Ci vogliono affinché anni, non maturino. Sì. E soprattutto ci vogliono anni affinché una vigna inizi a dare un prodotto che poi riesce anche ad invecchiare nel tempo, come può essere un Brunello. Ecco, diciamo che una vite
va a maturazione, una pianta entra in perfetta maturazione, non l'uva la pianta dopo i 10-15 anni, alcuni sostiene anche 20. 15 anni è una vita, cioè una media è una vita inteso. Queste hanno, queste viti qui hanno 14 anni, 16 anni. Quindi dietro a un bicchiere di vino ci sono 16 anni di pianta. Dietro un bicchiere di vino c'è tanto lavoro. C'è tanto lavoro, poi un'azienda piccola come la mia, io sono solo, c'è tanto lavoro anche dietro a ogni bottiglia che viene presa in mano tantissime volte per mettere la capsula, per mettere l'etichetta e per poi mettere la fascetta e poi per metterla nel cartone. Io lo faccio perché è la mia vita, non lo faccio per il profitto, lo faccio perché amo questo posto, amo il mio lavoro. È il nostro heritage, la nostra eredità, il nostro... Esatto, il mio obiettivo è quello di lasciare domani la terra molto meglio di come l'ho trovata, molto meglio di come l'agricoltura del Novecento con la chimica, con i trattori l'ha trasformata. Ritorno alla semplicità, perché per coltivare non ci vuole niente di particolare. Se le piante hanno un equilibrio, stanno bene, si difendono da sole vanno aiutate, ma si difendono da sole. Il fatto di avere tanto bosco mi permette di non avere intorno, mi permette di non avere problemi con gli insetti, perché se arriva un insetto viene mangiato da un uccello. Quella che è la parola biodiversità, che oggi tanto viene usata, funziona, e qui funziona veramente, però qui c'è veramente tanta biodiversità. Ci sono gli olivi nel mezzo alla vigna, ci sono i mandorli, c'è un sacco di aglio selvatico, che poi il nome scientifico dell'aglio selvatico è Allium vineale, aglio delle vigne, e qui ce n'è tantissimo. Io poi lascio, taglio soltanto a inizio anno l'erba sotto alle viti, al centro la lascio, questo è un fiore d'aglio, adesso sta seccando, farà i semi, e poi dopo taglio nell'estate anche al centro, però mi serve che ci siano i fiori per le mie api, mi serve che le piante spontanee siano libere di crescere e di dare supporto alle vite. Bellissimo, è incantevole. Una domanda personale, perché la lavanda? Per piacere? Per no, estetica, questa è per puro piacere. Perché è bella. Perché è bella. Sì. Quando anche questa è un'ottima pianta per le api, e quindi ho la lavanda, ho il rosmarino, c'è il timo selvatico che adesso inizia a fiorire, c'è la nepitella, che è un'altra pianta aromatica, ci sono un sacco di piante aromatiche spontanee oltre a quelle che ho piantato, e quindi questo vigneto si belle. Trova nel cuore di una biodiversità, esatto. Che dovremmo ricominciare a recuperare, esatto, nel nostro quotidiano. Grazie Francesco, adesso mi prendo un po' di vino, adesso si va bene.